Allora, adesso invece la parola la diamo ai nostri redattori. Iniziamo con Antonio Pilato. Vai Antonio. Dai Antonio. Ovviamente l'argomento quando c'è Antonio è sempre la Lazio, vero? Assolutamente sì. Vai Antonio. Antonio tra l'altro si distingue perché scrive tutti i giorni, giusto Antonio? Sì, sì, assolutamente sì. Grandissimo. Mi piace molto, quindi non è assolutamente un problema. Volevo fare una domanda appunto sulla Lazio. Come vede la Lazio in prospettiva futura, nelle prossime stagioni? Con qualche innesto pensa possa essere un antagonista della Juventus? O è ancora troppo presto? Ma rimaniamo quantomeno insomma la prossima stagione, le prossime Dio provvede, come si dice a Roma, beato chi c'ha un occhio. Per pensare così, immaginare e vedere la sfera di vetro, bisognerebbe stare nella testa di Lotito. E francamente, insomma, è un compito quello di entrarci, che volentieri mi risparmio. Quindi do la mia versione. Tutto dipenderà dal piazzamento di quest'anno. Se la Lazio riuscirà ad entrare in Champions dal portone principale, allora direi che Lotito è obbligato a fare insomma, una campagna di rafforzamento adeguata al palcoscenico sul quale la Lazio dovrà recitare il prossimo anno, e soprattutto in considerazione anche delle 2/3 competizioni alle quali sarà chiamata. Meno sicuramente farà nel caso in cui dovesse entrare in Champions ma dalla finestra, molto poco ovviamente nella malaugurata ipotesi, e qui tutti i laziali sono assolutamente autorizzati a toccare legno e metalli di qualunque tipo, se dovesse precipitare nell'Europa League. Lì ovviamente si aprirebbe il fronte delle cessioni eccellenti e quant'altro. Però se la Lazio riuscisse a tagliare il traguardo della Champions, che mi pare per alcuni giocatori di quest'anno che vestono la maglia biancoceleste un punto imprescindibile per restare in biancoceleste, io credo che qualche cosa dovrà fare. Intanto stiamo aspettando così, in maniera direi anche disarmati da questo silenzio che continua da parte di Tare, perché ci aveva promesso, se vi ricordate, l'annuncio di un altro calciatore, boh, è sparito, non si sa che fine. Fatto comunque anche negli anni passati. Sì, però insomma, sono sempre state, non sempre, talvolta promesse da marinaio, però stavolta sembrava assolutamente deciso, insomma, nessuno gli aveva chiesto, è stato lui a dire spontaneamente che la Lazio aveva già acquistato un altro giocatore rispetto a oltre Morrison ed Hurt per il prossimo anno. Ma insomma, l'importante sarebbe quello di confermare i migliori, e per dire migliori intendo dire Anderson, intendo dire Biglia, intendo dire Candreva, De Frey assolutamente, ecco, questi sicuramente sì. Poi l'ossatura c'è, mi pare che siano già un buon punto. Pensa che quindi per quanto riguarda questa lotta Champions possa ambire quindi al secondo posto, o il ritorno del Napoli potrebbe essere un po' deleterio in tal senso? Beh, c'è sempre la Roma, comunque, io capisco che tu non lo voglia nominare. Io credo che la Lazio abbia adesso sicuramente un discreto vantaggio che gli deriva intanto dal doppio confronto interno di domenica e mercoledì contro due squadre assolutamente abbordabili, sebbene il Parma i romanisti qualche cosa dovrebbe ricordare. Poi ha però, come dire, lo spartiacque che è il derby, forse, anzi sono quasi certo che tutto dipenderà dall'esito del derby. L'ultima partita è a Napoli i giochi potrebbero essere già fatti, quindi Napoli potrebbe essere già fuori dalla Champions e quindi affrontare la partita con uno spirito diverso, sebbene Napoli ai laziali ricorda uno scudetto assolutamente perso, assolutamente nel 73, giusto? Nel 72, nel 72-73. Sì, insomma, quando perse 1-0, perché lì poi un sacco di chiacchiere. Ci furono. Uno dei pochi scudetti con la Juventus, che sì, Juventus, Lazio e Milan.
il Milan perse a Verona, la Juventus vinse a Roma e la Lazio, che era campione d'Italia alla fine del primo tempo, perse 1-0, gol di Damiani mi pare. E ricordo anche ancora il secondo allenatore, il vice di Vinicio, che era Del Frate, non so chi se lo ricorda di voi Del Frate, che stava con l'asciugamano sotto la curva B ad aizzare i tifosi del Napoli contro la Lazio, e poi loro, ironia della sorte, vennero alla Lazio ad allenare quella squadra che non ebbe molta fortuna. Comunque insomma la corsa è apertissima, diciamo che dobbiamo aspettare il derby per avere idee più chiare. Grazie Antonio. Ovviamente Lazio chiama la Roma, visto che rimaniamo in tema capitale, quindi chiamo Matteo Arcieri. Un applauso a Matteo. Quindi abbiamo un po' di carica, anche se io lo sono già carichissimi, però un po' di carica in più non guasta. Matteo, tra l'altro, da pochissimo è entrato in redazione, abbiamo new entry Matteo, perciò fa un debutto di fuoco, vai. Vai Matteo. Innanzitutto buonasera. Allora, le volevo fare due domande, una sul fatto del recente passato, diciamo, riguardo la curva, insomma, la curva sud è stata, non è potuta entrare nello stadio per via degli striscioni esposti durante la partita di Napoli-Roma, quindi volevo sapere un suo giudizio, se era giusto, insomma, che il giudice sportivo avesse preso questa decisione. Mamma mia, qui bisognerebbe dire tutta la verità. E allora io lo dico. Io non sono assolutamente d'accordo. Neanche io, infatti. Io non sono d'accordo perché ho trovato quegli striscioni assolutamente inopportuni, ineleganti, fino al disgusto, ma non sono offensivi. Io provo, sì, sono d'accordo con lei infatti. Sarò impopolare, però io così la vedo e così la dico. Quindi è l'ennesimo esercizio da parte della giustizia sportiva per tentare di continuare a porre dei paletti, va bene? E ho trovato anche eccessiva la reazione del presidente Pallotta. Sento i ben pensanti che dicono no, ha ragione, certo, bisogna fare, ma non è un problema di oggi, il bisogna fare, bisognava fare, e certo non bisogna abbassare la guardia, ma è un discorso demagogico, che troppo spesso il calcio si rovescia su se stesso e non offre mai delle soluzioni. E poi oltretutto, a mio avviso, la giustizia sportiva amministrata da un solo giudice monocratico, il signor Tosello, l'avvocato Tosello, io francamente non la condivido. E poi un'altra domanda, vabbè, sappiamo tutti che la Roma sta attraversando un periodo di crisi. Ma va? Non me ne raccordo. Vabbè, e le volevo chiedere se la soluzione per il prossimo anno è quello di esonerare Garcia, se potrebbe essere una... Oh, è entrata adesso, faccio delle domande, non mi pare che sia... Anche perché Pallotta l'ha confermato, cioè dovrebbe averlo confermato, quindi l'esonerato si pensa a Sabatini, lei pensa che potrebbe essere una soluzione questa? Senti, per quel che conosco Sabatini non si fa mandare via, Sabatini se ne va prima di essere mandato via. Detto questo, alla prima domanda abbiamo risposto insieme, nel senso che Garcia non è minimamente a rischio e quindi non si può parlare di esonero. Uno potrebbe auspicare un allontanamento di Garcia per motivi tecnici di rapporto con i giocatori, perché non è riuscito a centrare. Parliamo sempre di un allenatore che per non so quanti turni in due anni è stato al secondo posto dietro a Juventus, quindi non è. Certo, c'è qualcosa che non va, ma io lo andrei a ricercare più che altro nel rapporto all'interno dello spogliatoio, che è uno dei mali endemici di questa Roma. Anche perché secondo me bisognerebbe dare la possibilità anche agli allenatori di poter sbagliare. Cioè, sì, loro sono pagati per non sbagliare. È vero pure questo, però... Però siccome loro non sono poi coloro i quali scendono in campo materialmente, ma è la squadra, tanto che molti dicono
Allenatore sì, l'allenatore serve perché ci deve essere, ma è la squadra poi che fa il gioco, fa i risultati e fa grande eventualmente un allenatore. Io anche, anche l'allenatore incide, secondo me l'allenatore incide. Sì. Non in maniera totale. Dicono che un bravo allenatore riesca ad incidere il 20%, questa è la statistica. Però oggi un allenatore più che un tattico, più che un uomo che durante gli allenamenti richiama agli aspetti tecnici, oggi l'allenatore deve essere una persona in grado di creare un equilibrio all'interno dello spogliatoio, deve riuscire a mandare d'accordo 30 prime donne, perché nella Roma ci sono 30 prime donne, e questo voglio dire non è facile. Deve essere il motivatore, deve essere il consolatore, deve essere il papà, deve essere il fratello, deve essere l'amico, deve essere quello cattivo, perché a volte bisogna essere cattivi, cattivi in senso duri, intransigenti, non piegarsi alle volontà magari dei calciatori più anziani. Ecco, tutto questo francamente nella Roma non lo vedo. Quindi se dobbiamo muovere una critica, se devo muovere una critica a Garcia, è quella proprio che di non aver dimostrato nei momenti opportuni in cui occorreva un vero polso duro. Ecco, faccio l'ultimo esempio. Allegri, dopo la sconfitta di Parma, mi pare, ha convocato tutti per il giorno dopo alle ore 7 a Vinovo. Intanto la squadra è tornata in pullman con tutti i giocatori, tutti i dirigenti, compreso Agnelli e Nedved e Marotta, e alle 7 erano tutti lì presenti, compreso Nedved, Marotta e Agnelli. Garcia, dopo il pareggio con l'Atalanta, ha detto: ho tolto il giorno di riposo, domani allenamento. A che ora si sono incontrati? Ai 3. Perché hanno fatto un quarto alle 7, insomma, no? Cioè, è questo che manca. E il pubblico e i tifosi vogliono invece un certo tipo di durezza nei rapporti. Grazie. Grazie Matteo. Quindi un po' di disciplina. Per rimanere in tema Roma, c'è un'altra domanda da Alessandro Diana. Un applauso a Alessandro.